C'è quello. Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Una serata dedicata alla cultura finanziaria, ma con un tema molto particolare, un tema socio-economico che richiama temi finanziari di grande importanza. Parleremo questa sera di Europa in una chiave estremamente critica nei confronti di quello che è avvenuto in Europa negli ultimi 20 anni, dal momento della Costituzione dell'Unione Europea e dai prodromi che hanno portato alla Unione Europea. Parleremo di euro, parleremo di tutto quello che è materia di discussione più che mai ora, nel momento in cui abbiamo subito le problematiche legate al Covid-19. E più che mai sono esplosi i problemi della solidarietà europea. Si discute molto in questi giorni proprio di questo tema di solidarietà. L'ultimo comportamento, l'ultimo atteggiamento avuto dalla Germania, che sembra aver cambiato l'atteggiamento rigido tenuto inizialmente. Vorremmo capirne di più e vorremmo dare una chiave interpretativa un po' più completa. Per questa ragione abbiamo chiamato e lo ringraziamo fin da ora di aver aderito al nostro invito. Abbiamo chiamato Valerio Rossi, autore di un libro che non vogliamo chiamare polemico, ma vogliamo chiamarlo estremamente critico. Critico fino al punto di aver definito l'Unione Europea come rovina europea, la storia di un disastro annunciato. Ed è anche il titolo che abbiamo voluto dare a questo webinar di questa sera. Io passo la parola proprio a Valerio, ringraziandolo della risposta al nostro invito, e siamo assolutamente curiosi, Valerio, di sapere il tuo punto di vista su questa rovina europea. Vediamo se riusciamo a condividere il tuo modo di pensare, e come al solito ci sarà l'area delle domande aperta per tutto il nostro pubblico. Dico al nostro pubblico anche che il webinar sarà registrato e per tutti coloro che sono iscritti a questo webinar ma non hanno la possibilità di poter intervenire in diretta potranno comunque vederlo in forma registrata. La stessa cosa per tutti coloro che vorranno rivederlo. Valerio, grazie ancora di aver aderito al nostro invito, di partecipare come relatore a un webinar di Traders Magazine Italia. Benvenuto fra di noi e a te la parola e a te il controllo del video. Stiamo vedendo la rovina europea, storia del disastro annunciato di Valerio Rossi. Grazie mille Maurizio, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo libro che è stato semplicemente anche la conseguenza e anche la continuazione di un filone che avevo già scritto nel 2013 con il mio primo libro Game Over. Preludio per la rivoluzione in Italia, le regole, insomma, parlava di economia e politica. Questo qui, in questo libro, ho voluto spostarmi semplicemente su un argomento, come citava prima Maurizio, molto, molto attuale, perché naturalmente sembra da una parte che l'Europa, sia il nostro salvatore, e al contrario, però. Si parla di tanti aiuti che questa Europa ci dovrebbe dare perché fa parte appunto della storia. Adesso andremo a vedere dei riferimenti storici importanti perché attraverso quelli potremo capire quello che è la situazione attuale, quelle che sono ovviamente le opinioni, non solo mie personali, ma anche di persone note a favore e contro. E sulla base di quello, dalla storia alle opinioni, arriveremo ovviamente a un mio modesto
contributo sia in termini appunto analitico e discorsivo per arrivare ad una possibile o a più possibili soluzioni, quantomeno per migliorare la situazione attuale, che non è certamente la migliore. Il libro lo potete trovare in formato cartaceo, ebook e Kindle su Amazon, anche con una versione in inglese. Ho voluto in questo caso, visto che l'argomento poteva risultare molto interessante anche a livello internazionale, ho voluto così fare uno sforzo ulteriore e fare anche la traduzione in lingua inglese per dare la possibilità, quindi, non solo ai cittadini europei, ma anche a tutti coloro che desiderano così fare un approfondimento su un argomento estremamente delicato ed importante come appunto l'Europa, l'euro e tutte le, dalla storia alle conseguenze che siamo arrivati fino adesso. Chi sono? Io sono un veronese, mi occupo appunto di economia e politica, di formazione, e quindi con questo libro ho cercato di fare un'analisi letterale, storica e politica sull'Europa, sull'avvento dell'euro. Una ricerca che vuole essere un approfondimento dettagliato di vari fattori che governano la nostra vita sociale, il nostro futuro e i sistemi politico e finanziario per avere una maggiore consapevolezza dei fatti e delle regole che ha generato e regolato la nascita dell'Europa e della valuta comune. Vediamo un po', diciamo, l'inizio del libro è appunto basato sul fatto storico. Qui sulla vostra sinistra potete vedere le fotografie e anche la provenienza dei principali fondatori, dei padri fondatori dell'Europa. In particolare il nostro Alcide De Gasperi, che nel dopoguerra insieme a Robert Schuman, Konrad Adenauer e Jean Monnet sono i principali padri europeisti. Politici di lungimirante intelligenza erano convinti che l'Europa avrebbe dovuto superare gli egoismi nazionali a partire dall'economia. Parlando in senso stretto, il nome è stato attribuito dalla stampa e dalla storiografia a un gruppo di 7 uomini politici che hanno giocato un ruolo importante nell'avvio del processo di costruzione europea. Quindi ancora Adenauer, si aggiunge Joseph Beck, Jean Willem Bayen dei Paesi Bassi dell'Olanda, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman e Paul-Henri Spaak del Belgio. I vari trattati. Ovviamente l'Europa è nata attraverso un percorso di trattati che hanno avuto questo tipo di periodicità, questo tipo di storia per quanto riguarda tutti coloro che sono i trattati che hanno determinato poi la costituzione finale dell'Europa, di come la vediamo adesso, con non solo con i paesi fondatori, ma anche attraverso tutti gli accordi di carattere economico che sono stati fatti, che sono stati forieri chiaramente di una Unione Europea dei popoli, delle persone, del commercio e anche ovviamente del sistema bancario che poi andremo a definire successivamente. Quindi partiamo dal 51 con l'accordo sul carbone e l'acciaio, 57 col Trattato di Roma, più recentemente 87 l'Atto Unico Europeo, poi nel 93 il famoso Trattato di Maastricht, nel 99 il Trattato di Amsterdam, nel 2003 il Trattato di Nizza, per finire nel 2009 col Trattato di Lisbona. Ma naturalmente molti di voi sicuramente non conoscono il Trattato di Wessen. Il Trattato di Wessen è stato avviato il 17 settembre 2004 col Trattato di Noordwijk e ulteriormente regolato appunto col Trattato di Wessen il 18 ottobre del 2007, che ha istituito il primo corpo militare dell'Unione a carattere sovranazionale composto da forze di polizia a ordinamento militare. Nel caso specifico dell'Italia, ha sede a Vicenza, dove è presente anche la base NATO ed è esattamente presso la caserma dei Carabinieri
di Vicenza. Il trattato in questione è importante comprendere qual è stato il senso ed è ancora ovviamente in corso, invece in Olanda, quindi 2007, quelli che sono stati i fautori sono stati prevalentemente Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e Italia. Il trattato pianifica i compiti e i poteri delle forze di gendarmeria europea, visto che si doveva fare un'unione non solo economica, sociale, del lavoro e commerciale, ma anche in questo caso di una polizia militare unica per tutta l'Europa. E la famosa, appunto, Eurogentfor gode di una totale immunità, come previsto dai vari articoli, inviolabili locali, beni, archivi, comunicazioni non possono essere intercettate, i danni di proprietà non possono essere indennizzati, i gendarmi non possono essere messi sotto inchiesta. Il Trattato di Wessen è stato ratificato al Senato il 4 marzo del 2010 con la legge 3083A. Ma non è tutto. Il punto più agghiacciante è contenuto nell'articolo 29, il quale prevede che tutti gli appartenenti a questo sistema militare non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello stato ospitante che nel ricevente, in tutti quei casi collegati all'adempimento del loro servizio. La domanda ovviamente che mi sono posto e pongo anche a voi, leggendo naturalmente i contenuti di questo trattato, ma allora, siamo di fronte a dei veri e propri 007 con licenza di uccidere? Ovviamente era una provocazione, ma i presupposti, leggendo le carte, sono quelle. Per ora, appunto, solo sulla carta, ma un domani magari ne parleremo dopo. Ma la cosa più interessante è questo signore, che è sconosciuto a tantissimi, ma a coloro che studiano economia è una persona conosciuta molto bene, addirittura c'è una università dedicata a lui. È stato uno dei più grandi, si chiama Friedrich August von Hayek, è un austriaco, è stato premio Nobel dell'economia nel 1964 e uno dei più grandi esponenti del neoliberalismo del XX secolo e uno dei maggiori critici dell'economia pianificata centralista. Quindi esattamente un oppositore per quello che è, diciamo, un sistema sempre più centralista che è quello europeo di cui stiamo discutendo. I suoi principi sono stati interamente costruiti sull'ideale di libertà individuale e sulla stretta connessione tra libertà economica e libertà individuale. Il controllo economico non è il semplice controllo di un settore della vita umana che possa essere separato dal resto, è il controllo dei mezzi per tutti i nostri fini. E chiunque abbia il controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini devono essere alimentati, quali valori vadano stimati. In breve, ciò che gli uomini debbano credere e ciò in cui debbano affannarsi. Al contrario, qui vediamo le fotografie di altri due economisti molto noti. Il primo in alto è il Friedman, e il secondo è Keynes, americani, che hanno rispettivamente introdotto il sistema dello shock economico e la scuola monetarista. Il primo con i suoi effetti devastanti. Leggi il libro di Naomi Klein, Shock Economy, vi assicuro che poi leggendolo, io l'ho letto tutto con attenzione, è veramente impressionante. E di Keynes, fervido oppositore del pensiero socialista di Karl Marx, parte della macroeconomia, è considerato uno dei più grandi economisti del XX secolo, il quale ritiene necessario che in talune circostanze sia lo Stato a stimolare la domanda. Pensiero di Mitofia sull'euro, tornando proprio a una questione più specifica sull'argomento che stiamo trattando, è la spinta dell'euro è stata motivata dalla politica e non dall'economia. Lo scopo è quello di unire la Germania e la Francia così strettamente da rendere una possibile guerra europea impossibile.
e di allestire il parco per i federali Stati Uniti d'Europa. Io credo che l'adozione dell'euro avrà l'effetto opposto, esacerberà le tensioni politiche, convertendo shock divergenti che si sarebbero potuti prontamente contenere con aggiustamenti del tasso di cambio in problemi politici di divisione. L'unità politica può aprire la strada per un'unità monetaria. L'unità monetaria imposta sotto condizioni sfavorevoli si dimostrerà una barriera per il raggiungimento dell'unità politica. Milton Friedman, premio Nobel 1986 per economia, che è citato appunto nel libro. Ma vediamo di nuovo quello che è stato, diciamo, più o meno la conseguenza dell'Europa, creare anche una valuta comune, una valuta appunto da condividere per agevolare soprattutto lo scambio di merci, lo scambio commerciale e favorire il lavoro all'interno di un bacino molto più grande che è più o meno contiene 500 milioni di persone, di cittadini. L'euro, una valuta comune di 19 stati, adesso sono 27, e la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel 2002, in 12 degli allora 15 stati. Negli anni successivi la valuta è stata progressivamente adottata da altri stati membri, portando all'attuale situazione in cui 17 dei 27 stati riconoscono l'euro come propria valuta legale. Ma purtroppo le reazioni a parte di alcuni stati, come in questo caso il caso greco, che è stato un caso veramente particolare, se voi vi ricordate, poi sappiate che ovviamente i media fanno vedere quello che fa comodo a una testata piuttosto che a un'altra. E quindi la verità poi è difficile saperla veramente, però queste foto sono abbastanza emblematiche. Il caso greco, come dicevo, è considerato dall'Unione Europea una questione molto importante, vista la possibilità che tale situazione si ripercuota in altri mercati della zona euro. Per tale motivo, al fine di scongiurare il default della stessa, l'Unione Europea, insieme al Fondo Monetario, le ha concesso a suo tempo un prestito per la somma di 45 miliardi di euro. Quindi, senza mezzi termini, la Troica, FMI, Unione Europea e BCE, nel 2012 pose come condizione per bloccare il pacchetto di aiuti internazionali l'attuazione del governo greco di nuove misure strutturali di austerità. Fra esse spiccava la proposta pretesa di ridurre del 22% i salari minimi per dare uno slancio alla competitività dei prodotti greci. La sostanza, in due parole, è che hanno chiesto al popolo greco dei sacrifici enormi. Ma c'è anche chi, come il professor Monti, se vi ricordate, nel 2011, che è stato nominato come presidente del consiglio di un governo tecnico, aveva le idee chiare. Qual è la manifestazione più concreta del grande successo, secondo lui? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato, sì, per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea. Che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca si sarebbe diffusa un po' per la volta a tutti. Quindi, in questo caso, Monti vedeva come la Germania fosse un po' l'insegnante di tutti gli altri popoli. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare, caso limite, di una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità e sta trasformando se stessa? Un altro personaggio politico molto noto del periodo e anche partecipe di quello che sarebbe stata l'Europa, di come è stata creata a suo tempo, è stato Romano Prodi. Romano Prodi, questa è una dichiarazione molto nota, molto conosciuta, dichiarò a suo tempo che con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno in più.
A tale riguardo c'è proprio un brevissimo video che chiedo a Maurizio di mettere a disposizione delle persone perché possono sentire dalla sua viva voce quello che sono state le sue dichiarazioni particolari. Il sistema monetario europeo prima e l'euro successivamente hanno trasformato la natura del patto che univa i paesi europei. Quando si decise di varare la moneta unica, l'economista Tommaso Padoa-Schioppa disse che l'euro avrebbe avuto vita breve se gli stati avessero conservato la sovranità. Aveva ragione? Aveva perfettamente ragione Padoa-Schioppa, ma chiediamoci, adesso sembra che fossero tutti fessi quelli che hanno fatto l'Unione Monetaria. Attenzione, che noi sapevamo benissimo che bisognava fare i passi successivi che dessero all'euro delle fondamenta stabili. Quante volte ne ho parlato con Kohl e la risposta sua era, Romano, l'Europa non si fa in un giorno solo perché Roma non è stata fatta in un giorno solo. Seguiranno questo, questo e questo, perché chiarissimo che un po' di economia la sapevamo tutti. E eravamo convintissimi che le cose andassero avanti, perché con l'euro si era veramente superato lo Stato nazionale. Lo Stato nazionale di Vestfalia ha due pilastri, l'esercito e la moneta. Quando si mette insieme la moneta si fa qualcosa di nuovo, si fa un grande laboratorio nel mondo. Il problema è che è cambiata la politica dopo, non è cambiata l'idea dell'euro, che i grandi paesi sono diventati paurosi prima dell'immigrazione, poi dei cinesi, poi della crisi e poi dei partiti populisti. E i leaders, invece di far come Kohl, voglio una Germania europea, che cosa hanno fatto? Hanno inseguito i voti populisti. A questo punto è chiaro che la solidarietà è cominciata a venir meno. Poteva benissimo andare avanti così e aggiustarsi come capita in politica. È arrivata la crisi che ha messo a nudo questa mancanza di pilastri. Ma adesso indietro non ci si torna, non ci si torna, perché ormai questa realtà ha preso forma, è diventato il grande laboratorio del futuro del mondo. E allora adagio bisogna arrivare a quanto diceva Padoa-Schioppa, cioè stabilire delle cooperazioni di carattere economico, finanziario e delle regole di bilancio fra i vari paesi che diano all'euro la robustezza di cui la moneta ha bisogno. Ma questo non è un problema tecnico, questo è un problema politico e soprattutto bisogna vedere che la Germania non pensi di poter far da sola. E domani, professor Prodi, tutte le analisi concordano sul declino dell'Europa. Fra 30 anni saremo di meno e più poveri. Il destino è già scritto? Prima di suicidarsi bisogna pensarci due volte. Siamo ancora numero uno nel PIL, prodotto interno lordo mondiale, numero uno nella produzione industriale, numero uno nelle esportazioni. Quindi non siamo proprio a terra. Certamente i paesi singolarmente presi non possono essere protagonisti del futuro. Bisogna però che ne siano convinti tutti, e qui c'è il primo problema, non so se nello spirito profondo la Germania pensi di poter fare da solo. Tuttavia, io non credo affatto in una dissoluzione dell'Europa, perché, e questo è il mio scenario, avremo qualche anno di dondolamento, no? Poi il senso della crisi ci prenderà. E allora, secondo me, c'è un salto, ci sarà un salto in avanti, no? Perché quando giro per il mondo, non è che mi dicano l'Europa, siete tutti dei poveri fessi. Mi dicono, ma come mai voi che siete il più grande investitore con il nostro paese, commerciate più degli altri, conoscete tutto, ad esempio, il Medio Oriente meglio,
perché non contate nulla? Perché non vi resuscitate? No? E c'è questo senso del desiderio di Europa. Certamente sarà un nostro problema quello di riunirci di nuovo. Dico, concludo con questo, se vuole un aneddoto, ma una cosa che mi ha molto colpito, no? Quando spiegavo agli studenti cinesi della Business School l'Europa, quello che ha fatto, essere il gran laboratorio del mondo, ma poi la crisi in cui ci troviamo, il problema dei rapporti fra i paesi, si alza uno studente e dice, ma professore, l'Europa è un laboratorio o è un museo? E questo è il nostro problema. Siamo noi a decidere se saremo un laboratorio o un museo. Io credo che quando saremo alla prova diventiamo ancora un laboratorio. Ecco, torniamo a noi. Avete sentito il parere naturalmente di diversi anni fa di Romano Prodi, che è sempre stato ovviamente estremamente favorevole e auspicava che chiaramente non ci fosse una predominanza della Germania, che poi purtroppo c'è stata della Germania e della Francia. Vediamo un po' chi sono anche, diciamo, parzialmente favorevoli. Silvio Berlusconi, per dire, che è stato molto critico quando è entrato in Italia, ma oggi uscire dall'euro sarebbe velitario. L'Italia ne avrebbe ripercussioni gravissime per il suo debito pubblico, anche per le aziende e per il risparmio degli italiani. I tassi di interesse schizzerebbero in su, l'inflazione ripartirebbe galoppante, ondate speculative travolgeremo la nostra moneta. Ci ricordiamo, guarda caso, proprio nel 2011, quando si è inserito il governo Prodi, questo era un po' il timore, al di là che ovviamente Berlusconi in quel periodo governava legittimamente votato e legittimamente eletto, al contrario ovviamente del professor Monti, che è stato messo lì da un sistema diciamo un po' discutibile. Altra persona nota, Carlo Cottarelli, tutto sommato credo che sia di gran lunga preferibile cercare di tornare alla crescita riformando l'economia piuttosto che scegliere il salto nel buio rappresentato dall'uscita dell'euro. Quindi in questo caso, in entrambi i casi, c'è un timore che uscire dall'euro sarebbe veramente deleterio piuttosto che rimanervi. Ma è importante questo video, questo brevissimo video, che dopo il commento naturalmente di quello che c'è scritto qui nelle note, è importante che voi che siete presenti possiate ascoltarlo con estrema attenzione, perché è vero che per fare dei passi avanti, come dice lui, bisogna fare anche dei sacrifici, ma addirittura diciamo asserire, come ha detto il professor Monti, che per fare i passi avanti d'Europa bisogna accettare per definizione la cessione di parte della sovranità nazionale a livello comunitario, è sicuramente una cosa che a mio avviso è estremamente pericolosa. Vorrei ricordare che il professor Monti è sempre stato, prima di venire Presidente del Consiglio, il rappresentante della Commissione Trilaterale, e naturalmente ha sempre fatto parte di quello che notoriamente si definiscono i poteri forti, o comunque dei poteri che sono extra governativi. A questo punto chiedo a Maurizio se cortesemente mi fa partire il video brevissimo di queste dichiarazioni che io ritengo assolutamente scioccanti. Prego Maurizio.
Un attimo solo, per cortesia. Sì, non so perché, ma non mi parte il video. Abbiate pazienza un attimo e vediamo cosa è successo. Io non capisco perché, ma non mi parte il video di Monti. Proviamo da YouTube. Ma che avuto webinar, perché sta facendo uno scherzo questa sera. Faccio così, Maurizio, vuoi che lo faccia a parte io, che se almeno si sente l'audio? Sì, sì, va bene, va benissimo. Andiamo. Si potrebbe, credo, fare un grafico del tasso di soddisfazione che gli osservatori hanno ritratto dalle varie riunioni del G20 negli ultimi 2 anni. Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Rientro dell'emergenza della crisi, affievolimento della volontà di cooperare. E qui naturalmente io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile, conclamata. Però, quindi in questo siamo come il G20. Però c'è una differenza: siccome il G20 per ora non ha in modo serio, e noi in Europa abbiamo istituzioni, leggi, norme, abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento che si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. Si è sentito? Sì, si è sentito molto bene. Ti ripasso il controllo del video per riprendere la conferenza. Ti ringrazio di aver sopperito a questa carenza di GoToWebinar. Nessun problema. Siamo qua sempre in forma collaborativa. Adesso vediamo ovviamente chi invece, al contrario, la pensa in maniera diametralmente opposta. Parliamo di Paul Krugman. Paul Krugman ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2008 e diceva che chiaramente con l'euro l'Italia di fatto si è trasformata macroeconomicamente in un paese del terzo mondo. Con i debiti in valuta straniera si è esposta a crisi del debito. Adottando l'euro, l'Italia si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Ma non è l'unico. Questo qui naturalmente è un libro che ho appena finito di leggere, estremamente interessante. Ho avuto la fortuna, tra l'altro, di partecipare recentemente a una conferenza proprio con il presidente Stiglitz, che parlava della non solo dell'euro, ma in generale della politica in generale post-Covid-19, perché ormai è diventato un cambiamento della nostra vita, direi estremamente importante, perché eravamo abituati in un modo e adesso ovviamente dobbiamo riabituarci in maniera completamente diversa a vivere un mondo un attimino più così, meno libero, sicuramente. Il pensiero di Stiglitz è stato adottato agli Stati membri senza approntare le istituzioni per sostenerla, promuovendo un'integrazione economica che corre più veloce di quella politica. Lui ha fatto un'analisi veramente da professore universitario, e il quale ha analizzato in maniera profonda il problema dell'euro e dell'Europa. Sono state fatte una banca centrale,
ed è stata fatta una valuta senza prima costruire tutti i sistemi di governo, di controllo e di attuazione necessari per farla diventare veramente una valuta comune. Cosa che purtroppo non c'è stato perché, come sapete benissimo, ci sono state nazioni che ne hanno usufruito in maniera rilevante, come la Germania, e paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, che hanno avuto ovviamente dei momenti veramente difficili da affrontare. Le possibili soluzioni. Ovviamente, come sapete, chi è contrario propone di uscire. Qualcuno che è uscito dall'Europa, lo sappiamo, è stato il Regno Unito con la Brexit, che però, al contrario degli altri paesi che hanno aderito in passato, ha avuto la lungimiranza di mantenere la sovranità monetaria con la sterlina. Io accetto di entrare a livello economico in Europa, però mantengo la mia sovranità. E questo è un passaggio assolutamente fondamentale e che ha fatto la differenza, soprattutto in questo caso, quando il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Europa. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni naturalmente è quella di uscire con tutti gli annessi connessi, come ovviamente ci sono diversi tipi di pensieri, tornando alla lira può essere una soluzione, inventando una nuova valuta, magari sì, oppure affiancare, come se vi ricordate benissimo, una valuta digitale decentralizzata a una valuta governativa. La soluzione per corribile, realizzare in tempi brevi, è abbinare appunto una valuta ufficiale con una digitale decentralizzata, diffusa e libera da vincoli, determinata dai governi piuttosto che dalle persone, dove il valore di ogni singolo cittadino è espresso nella forma di fiducia e di libertà, piuttosto che di un sistema di controllo che fa solo presagire funeste pianificazioni di controllo di massa. Tecnologia che la genera e la gestisce affidabile e sicura, qual è la blockchain, che rappresenta un elemento di straordinario cambiamento epocale di paradigma. Provo io a far partire il video, Maurizio. E riproviamo di nuovo vediamo se riusciamo a far fare una miglior figura a GoTo qualche volta Prego, capita. prego, prego, volentieri. Ecco. Ottimo, questo era proprio un bellissimo video breve per capire esattamente qual è il concetto di fiducia dal punto di vista proprio economico, riferito in modo specifico alle valute digitali decentralizzate. Conclusione. Siamo arrivati in conclusione. E quindi, finché lo spirito solidale e opportunistico di utilizzare una moneta unica come vantaggio comune non diventerà una realtà condivisa e diffusa in tutti gli stati sociali,
Non ha senso farsi governare a casa propria da entità straniere e astratte come il Parlamento europeo, che è diventato palesemente, secondo il mio punto di vista, una lobby di potere extranazionale di dubbia valenza e autorità per i popoli. Ma cambiare si può e si deve. La risposta è unica e inattaccabile, una valuta digitale decentralizzata e popolare diffusa. Nel mio prossimo libro vi spiegherò come si può fare. Come citava Martin Luther King, che ho messo nell'introduzione della prefazione, può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Ai posteri, l'ardua sentenza. Come accennavo prima a Maurizio, questo libro in cui rimando ovviamente le ulteriori analisi di questo tipo di cambiamento, in cui io credo fermamente, che è appunto la valuta digitale, ho proprio finito di scriverlo oggi. E quindi sarà l'occasione prossimamente di presentarlo alla vostra attenzione. Con questo, naturalmente, vi ringrazio tantissimo dell'attenzione che mi avete concesso. Grazie ancora, Maurizio, dell'invito e dell'accoglienza che mi è stata data come Traders Magazine, e niente, vi rimando prossimamente al prossimo libro e nel frattempo sono a disposizione per qualsiasi tipo di commento o qualsiasi tipo di domanda vogliate porre. Grazie mille. E sono arrivati, Valerio, alcune domande cui ti Prego. prego di rispondere. Cioè, domande e commenti, vorrei dire, ecco, da parte di molti ascoltatori. Un'ascoltatrice molto fedele commentava che quante cavolate ha detto Prodi, ancora qualcuno lo sta sentendo, e noi ci sentiamo di condividere un po' questo parere, perché è sicuramente un parere che nella sua, come dire, semplicità è, a mio avviso, assolutamente condivisibile. Poi, vabbè, un'altra ascoltatrice chiedeva se Romano Prodi stava facendo un trasloco mentre parlava nel video, no, era ospite della Treccani, quindi era in una stanza piena di libri, ma era solo una battuta. Ecco, l'ascoltatrice ti chiede anzi, il nesso tra libertà economica dei popoli e criptovalute. Vuoi dare un commento a questo? Sì, assolutamente. Allora, io dal 2016 ho scoperto a livello professionale le valute digitali. Avevo già comunque letto molto sul Bitcoin, che è stata la prima valuta digitale, che è nata praticamente insieme allo sviluppo della tecnologia che la supporta, che è appunto la blockchain. La blockchain, appunto come ho scritto nel mio libro, fortunatamente ha dei contenuti che hanno assolutamente dell'incredibile. Hanno dei contenuti di sicurezza, perché ovviamente quando si tratta di gestire dei valori economici, la sicurezza viene prima di tutto, perché se no si presta molto a degli usi impropri, a usi illegali e soprattutto a furti, a truffe, a cose che non vanno bene, no? Diciamo. Però dall'altro punto di vista, la cosa che a me ha affascinato tantissimo e vi invito veramente a vedere il video di Don Tapscott, che è uno dei più grandi esperti di blockchain al mondo, canadese, insieme al figlio che ha scritto anche dei libri veramente importanti a riguardo, che parlava di prosperità, di etica, di solidarietà. Quindi, stranamente, voglio dire, in un mondo che è sempre popolato da affaristi o da opportunisti o comunque da una politica che è sempre prestata a gruppi di potere di carattere economico, per la prima volta una tecnologia straordinaria, semplice, condivisa, senza limiti geografici, può veramente fare la differenza. Pensate semplicemente che
Bitcoin, che è nato nel 2008, quindi sostanzialmente, e poi diciamo che la prima effettiva presenza di una valuta digitale in un mercato piccolo come era quello al periodo, lo facciamo riferire all'inizio, a gennaio del 2009, quindi praticamente solamente 11 anni fa. Solamente 11 anni fa avevamo una criptovaluta. Oggi sul mercato quotato sono più di 5.563 criptovalute. Molte di loro naturalmente hanno rappresentato, come tante volte che sono accaduti questi cambiamenti epocali, speculazioni, per cui da questo punto di vista ci siamo? Sì, Pronto? ci siamo Valerio, Scusa che mi abbiamo era andata sentito un cellulare, ma una telefonata, scusatemi. sì, E vabbè, ci per siamo. cui da questo punto di vista, ecco, quello che io amo proprio di vero senso della parola, la blockchain, è il mondo delle criptovalute perché è un sistema sicuro ed etico per dare la possibilità alle persone di scambiare valore, di scambiare contenuti, di scambiare tutto quello che diciamo, è possibile nell'ambito della nostra vita quotidiana, professionale, privata, nei rapporti anche con la pubblica amministrazione, ci sia la possibilità di dare un miglioramento non solo in termini di efficienza, che chiaramente la tempistica è molto importante. Pensate semplicemente che fare un bonifico dall'altra parte del pianeta spesso e volentieri comporta molte commissioni e tempi piuttosto lunghi. Considerate che un trasferimento di valore di Bitcoin dal mio portafoglio elettronico, dal mio wallet, al wallet della persona a cui voglio mandare una somma, è praticamente nell'ambito di qualche secondo, come se avessi mandato un SMS, con tutto contornato ovviamente da un aspetto di sicurezza. Che non c'è la possibilità di una doppia spesa, come diceva appunto Don Tapscott, e soprattutto con una sicurezza ed una spendibilità che diventerà sempre più importante, me lo auguro veramente di cuore, nel mondo e che dà il senso della libertà di predisporre in qualsiasi orario della giornata, indipendentemente addirittura ai fusi orari, perché qui parliamo veramente del pianeta, quindi è un interesse non solo italiano, ma mondiale, non solo europeo, in questo caso visto che abbiamo parlato di Europa, ma veramente di tutti i popoli del mondo e che quindi supera ogni ideologia, ogni impedimento di carattere speculativo da parte di qualcuno o di qualche organismo. A discapito naturalmente del popolo, della massa, che è quella che è più rilevante anche in termini numerici nel mondo intero, insomma. Quindi sicuramente valuta digitale e blockchain è una cosa da tenere in seria, serissima considerazione perché veramente può migliorare sensibilmente tutte le nostre attività, siano esse private che pubbliche, siano esso aziendali piuttosto che anche nella stessa monetizzazione di quello che sono i valori artistici. Pensiamo ai cantanti, pensiamo agli artisti, pensiamo a tutti coloro che ovviamente in questo momento vengono pagati pochi euro, perché c'è ancora l'euro. E rispetto magari al valore intrinseco di quello che sono in grado di creare e di quello che il mercato e il mondo può riconoscere alla creatività, che tra l'altro è uno dei valori tipici italiani e quindi di cui possiamo sicuramente andare fieri e coltivare per dare la possibilità non solo a noi, che magari siamo già alla fine della nostra attività lavorativa, ma ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, per dargli un mondo migliore.
Prego, Molti Maurizio. commenti sulla, sì, molti commenti sulla blockchain. Un ascoltatore dice, te li leggo e poi magari facciamo un commento insieme a quelle che sono le opinioni espresse dai nostri ascoltatori. L'idea della blockchain è certamente fantastica, ma confligge in modo terribile con chi detiene il potere economico e politico. Un altro ascoltatore dice, allora, blockchain potrebbe far scomparire le banche e quindi ha nemici molto potenti. Dunque, con l'euro il cambio fisso non è stato più possibile svalutare la moneta, ma siccome il sistema deve essere in equilibrio, le nazioni più deboli, per essere competitivi, hanno dovuto svalutare il lavoro, diminuire gli stipendi ai lavoratori per essere più competitivi. Che cosa ne pensa? Poi un altro commento ancora. Parte la raccomandazione di diffondere la registrazione per chi vuole risentirla, addirittura diffonderla, dice alcuni, con i propri, col proprio pubblico, con i propri amici. Certo. Ma, ok, una piccola osservazione sulla, sui nostri politici, dice, in Italia vengono cambiati ogni 2 anni il Presidente del Consiglio e il Governo, e come possiamo pensare a un futuro pianificato? Beh, questo forse è un problema della nostra... Certo, è corretto. Un'ascoltatrice dice, non so nulla tecnicamente della blockchain, ma il sistema è un sistema che non ha un controllo umano? Com'è possibile? Magari diciamo 2 parole proprio su questo. Un altro ascoltatore osserva che scomparirebbero i notai, che diciamo che per i notai ci dispiace, ma forse saremmo tutti felici. Scomparirebbero così come tutte le infrastrutture burocratiche e amministrative del mondo. Cambiano i nomi, ma in sostanza fanno le stesse cose delle monete tradizionali, sono strumenti. Ma io volevo sapere che connessioni hanno con la politica monetaria di un paese. In pratica, come può lo Stato italiano beneficiare di una moneta elettronica? Chi controlla il tasso di interesse? Allora, una bella congerie di cose. Non so se vuoi fare un commento tu, dopo magari se vuoi ti dico anche la mia opinione. No, ma ti lascio volentieri la parola, sicuramente. Ecco, allora, per quanto riguarda la mia proposta, era ovviamente con 2 strade parallele. Chiaramente non si può scardinare in tempi relativamente brevi un sistema euro, perché ci sono veramente delle istituzioni, ci sono tutta una serie anche di ragionevoli autorità anche di controllo che non si possono smantellare dalla sera alla mattina e non si devono smantellare, perché non ha, lo scopo mio è quello di criticare per fare delle proposte alternative, non criticare, fare delle critiche sterili finalizzate semplicemente a contrastare un pensiero o comunque a un sistema politico che non condivido. Possono andare parallele. Allora, la prima cosa che io ritengo possibile è ritornare alla lira. Coloro che dicono il contrario è perché hanno interessi a dire il contrario, però voglio dire, come dalla lira siamo andati all'euro, possiamo tornare tranquillamente alla lira e diciamo che i valori che ci sono nel nostro paese, che non sono certamente rappresentati dal governo, ma soprattutto dal governo attuale, che purtroppo ha dimostrato la sua improvvisazione in un periodo emergenziale, ma anche prima, e che quindi purtroppo siamo, come dicevano proprio i lettori, di fronte a una classe politica che sia esso da una parte o dall'altra, che cambia in continuazione, e purtroppo assistiamo da cittadini, da lavoratori, da professionisti, da imprenditori, a una classe politica che rappresenta più l'inganno piuttosto che il governo, perché purtroppo, voglio dire, indipendentemente dal pensiero politico, che vorrei evitare proprio per non rendere
troppo di parte, diciamo, la cosa, direi che sia da una parte che dall'altra di bugie se ne dicono tante, e purtroppo con le bugie non si costruiscono i paesi, non si costruiscono i popoli, non si danno la possibilità di progredire ai popoli. E sicuramente la blockchain e le criptovalute servono per dare la possibilità al popolo, soprattutto alla massa, a quel popolo che non ha accesso soprattutto agli strumenti finanziari e bancari, se non in maniera, io direi, assolutamente coercitiva. Io nella mia vita professionale ho lavorato anche 9 anni in banca, quindi vi assicuro che le cose le ho viste non solo da fuori ma anche da dentro, e non ve le racconto perché potrei veramente intristirvi. E io me ne sono andato dalla banca nell'86, quindi in tempi assolutamente remoti rispetto alla banca di oggi. Le banche di oggi, che sono sempre state, appunto, come descrivo anche nel libro, nel nuovo libro, sono sempre state il riferimento assoluto dal punto di vista sia culturale, ma proprio il centro della fiducia in termini economici. Adesso chiaramente si è abbinato alla figura della banca che è quella della posta, che è diventata una specie di, anche lì, centro servizi in cui si vende di tutto e di più, e in cui quando uno è fortunato e fa un buono postale a 4 anni, se andate a vedere le condizioni, riceve poco più dello 0,40% all'anno lordo, ovviamente. Cioè, siamo arrivati veramente al paradosso, ma soprattutto al fatto che la banca non è più quel luogo di incontro, quel luogo di socialità. Mi ricordo i rapporti amichevoli e cordiali che c'erano ovviamente con i clienti, la mia era una banca piccola, però voglio dire, c'era questo modo di rapportarsi in maniera molto più umana, molto meno Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, eccetera, eccetera. E la blockchain e le criptovalute danno la possibilità agli utenti di non essere semplicemente dei numeri su un computer e di scambiarsi dei valori in assoluta libertà e senza particolari restrizioni. Provate ad andare in banca a prelevare 10.000 euro in contanti, a vedere cosa vi dicono. Succede finimondo. Allora, se io attraverso il mio lavoro, attraverso la mia famiglia, attraverso naturalmente i risparmi che ho accumulato nel tempo, che ho dichiarato assolutamente a livello fiscale, e quindi sono denari in chiaro, sono denari assolutamente visibili da chiunque, compresa l'amministrazione di controllo, qualunque essa sia, io non posso liberamente spendere i miei soldi perché ci sono 1.000 impedimenti. Questo è un sistema di inibizione di quella che è la libertà, che è uno dei concetti che addirittura, dal mio punto di vista, viene prima della democrazia stessa. Nel libro, fra l'altro, quando parlavo di von Hayek prima, von Hayek ha, diciamo, messo un'evidenza su una parola che chiaramente conoscono in pochi, che si chiama demarchia, non democrazia, che è esattamente più la possibilità di, da parte delle persone, di avere il controllo della propria vita, dei propri averi, in maniera molto più libera, no? E quindi da questo punto di vista io dico che noi abbiamo da una parte un governo, un'amministrazione pubblica, un sistema pubblico che è sempre più, purtroppo, sempre più centralizzato. Infatti il fatto stesso che l'Italia, che è un paese così diverso da nord a sud, anche dal punto di vista geografico, culturale, e con tutte le diversità che sono valori, io non vedo le diversità come il contrasto tra una regione e l'altra, ma sono valori diversi in funzione di storie diverse. E quindi da questo punto di vista
queste storie vanno valorizzate. Io sono veneto e ovviamente io ricordo storicamente la Repubblica Serenissima di quanto ha avuto successo nel mondo, nella storia, ancora di più dello stesso Impero Romano. Per cui, voglio dire, in ogni luogo, per esempio nel sud, c'è stato il Regno delle Due Sicilie, ci sono state delle realtà storiche assolutamente di rilevanza economica, sociale, incredibili. Quindi non è che dico che non possa esistere un governo, però affiancare una valuta libera, una valuta democratica, autenticamente democratica, e chi lo può fare? Lo possiamo fare noi, perché se noi aspettiamo il governo che ci risolve i problemi, signori, l'unica cosa che con i vari governi, partendo da Monti fino ad oggi, sono riusciti a fare, con ovviamente la complicità, secondo il mio punto di vista, dell'Europa e soprattutto della Germania, che è diventato un sistema europeo germanico-centrico, purtroppo siamo al punto che, se non ci mettiamo noi insieme come cittadini, superando qualsiasi barriera ideologica, e qui non si tratta di ideologia, si tratta di qualità della vita, si tratta di principi etici, si tratta veramente di principi solidali, che non significa che ci portiamo a casa da tutti gli altri paesi del mondo mezza Africa piuttosto che mezza Asia. Ovviamente noi abbiamo una storia antichissima che va preservata, e per poterla preservare e per dare giustizia, ovviamente, e rispetto anche ai nostri padri, ai nostri nonni, ai nostri avi, che hanno anche purtroppo per loro combattuto delle guerre per avere un paese migliore, noi possiamo, attraverso questa tecnologia, mettendoci insieme e progettando anche delle piccole criptovalute regionali piuttosto che addirittura comunali, perché una non va in contrasto con l'altra, va analizzato ovviamente ogni tipologia di economia e di presenza sociale ed economica di un territorio piuttosto che un altro. Però questo sono solo valori da ampliare, quindi questo è il discorso. Scusate. E questo è il discorso, per cui questo direi è il mio pensiero. Non so, Maurizio, se tu volevi aggiungere qualcosa. No, Valerio, solo un tuo rapidissimo commento per altri ascoltatori che esprimono il dubbio sulla diciamo su una soluzione di questo genere, come si concilia con il debito pubblico italiano, nel senso che il debito in euro che abbiamo è comunque un debito che deve essere onorato, e nel tuo progetto, nella tua ipotesi di soluzione, il debito pubblico come verrebbe trattato? Allora, anche da questo punto di vista, ovviamente, ci sono anche lì due filoni di pensiero, no? Se voi chiedete al professor Bagnai piuttosto che al professor Borghi, che sono due economisti e due professori anche universitari molto noti, che io stimo molto, e naturalmente loro, addirittura nel caso del professor Borghi, quando parla di debito pubblico, o anche del professor Valerio Malvezzi, parlando di un altro, evidentemente adesso, parlano ovviamente che il debito pubblico non esiste, no? Il debito pubblico è più che altro un'invenzione contabile piuttosto che effettivamente un qualcosa da restituire. Altri ovviamente pensano al contrario di questo debito pubblico. Io credo sostanzialmente, sono più d'accordo ovviamente con il professor Borghi, che il debito sia un po' una favola, perché il debito pubblico ovviamente si costruisce in questi famosi tassi di interesse che noi dobbiamo all'Europa e cose di questo tipo, piuttosto che naturalmente il fatto che ci sono anche dei debiti, come sapete benissimo,
parlo di debiti privati piuttosto che di debiti pubblici in questo caso, che arrivati a un certo livello, a un certo punto, oggettivamente non si possono pagare. Non si possono più veramente pagare. Perché a questo punto, voglio dire, il debito pubblico diventa uno strumento veramente di controllo di massa, come lo è stato purtroppo, secondo il mio punto di vista, anche la gestione di questa emergenza sanitaria, che modifica i comportamenti delle persone al fine ovviamente di avere controllo sulle stesse. I romani dicevano dividi et impera, no? Per esempio. Quindi sicuramente dal mio punto di vista il discorso del debito non certamente lo può risolvere la valuta digitale. La valuta digitale è un processo che chiaramente non si può risolvere in pochi anni, ma è sicuramente una cosa da affiancare subito per dare la possibilità alle persone di essere meno così condizionate da questioni che sicuramente né io né voi abbiamo creato nel tempo, ma che soprattutto anche un modo di governare sbagliato e anche, devo dire con grande tristezza, il fatto che moltissimi politici si sono prostrati o venduti, ancora peggio, a favore di poteri forti che in questo caso sono anche esterni ai governi stessi, no? Ci sono dei poteri. Vabbè, un grande problema del mondo, Valerio, un enorme problema del mondo è la collusione della finanza con la politica. È una delle cose che noi abbiamo urlato più volte nella nostra testata come devastazione della finanza e devastazione della politica insieme, perché la sovrapposizione di questi due poteri è diabolicamente contro tutti, eh? È contro la società, contro il sviluppo, contro i cittadini. Alla fine si ritorcerà contro tutti, ecco, quindi non andremo da nessuna parte se non riusciremo a distinguere, questi due grandi poteri. Ma ti chiedo l'ultima domanda, Valerio, molto Prego. rapida perché siamo in conclusione. Un ascoltatore ci chiede: ma come vedi, qual è il futuro del denaro contante? Esisterà ancora il denaro contante o sarà tutto elettronico? Allora, io presumo che sarà tutto elettronico, non nell'immediato, ma diciamo da qua a 10 anni, diciamo così, questa è la mia personale previsione, no? E Ok. quindi naturalmente si passerà per l'evoluzione della tecnologia e anche ovviamente soprattutto degli utenti, perché gli utenti del futuro saranno sicuramente i nostri figli, i nostri nipoti, no? Che saranno sempre più digitali rispetto a noi. No? E quindi diciamo che il contante perderà sicuramente il suo valore. È un cambio epocale, e quindi, come tutti i cambi epocali, ci vuole anche un periodo di assestamento e un periodo di così assuefazione dal punto di vista proprio di abitudine, no? Di utilizzarlo da questo punto di vista rispetto al contante. Chiaramente, com'è il discorso del contante, non contante, digitale, eccetera. Allora, se il digitale diventa uno strumento di controllo, perché purtroppo il digitale contiene questo, no? Dal punto di vista parlo governativo, quindi istituzionale, governativo, pubblico, questo ovviamente mi spaventa parecchio. Con la blockchain, ovviamente, è la via di mezzo in cui si possono fare sicuramente cose buone, anzi buonissime, ma nello stesso tempo avere la libertà di movimento completamente diverso, nella massima sicurezza anche dal punto di vista informatico, cioè della serie che se io non do la mia chiave privata a nessuno, nessuno mi ruba i soldi, insomma, ecco, questo è il discorso. Un commento Spero di di aver risposto. un ascoltatore Prego. dice che teme che sostanzialmente che il denaro contante non scomparirà perché i politici non potrebbero prendere le bustarelle e la malavita si troverebbe a vantaggio. Ma secondo me la malavita riuscirebbe a organizzarsi purtroppo. Ecco, sui politici che
magari ha ragione la nostra ascoltatrice. Ecco. Va bene, ma è una battuta finale, conclusiva, che vuole in qualche modo anche sdrammatizzare quello che abbiamo detto, che è un contenuto che certamente deve portarci a riflettere. Abbiamo voluto Certo. ospitare un'opinione, con Valerio Rossi, un'opinione che Valerio ha portato in un libro che io ho letto e che consiglio di leggere a tutti. Valerio ci ha dato le coordinate per trovarlo su Amazon nei formati desiderati, quindi il formato digitale, il Kindle o il formato cartaceo, a differenza dei nostri ascoltatori, e diciamo pure che poi arriverà anche una soluzione a tutti i problemi che quel libro in qualche modo pone sul tavolo. Valerio, io ti ringrazio molto mentre arrivano in bacheca i complimenti per l'esposizione interessante, per certamente i temi trattati con grande professionalità e per il miglior augurio a noi tutti di andare incontro ad un futuro che possiamo consegnare a noi stessi e ai nostri figli come migliore e di lunga migliore di quello attuale. Quindi ti ringrazio ancora Valerio di questa partecipazione, per aver accolto il nostro invito per tutti i nostri ascoltatori ricordo ancora che la registrazione verrà diffusa nelle prossime ore per chi vuole rivedere e risentire anche i video. C'è stato l'ascoltatore che non è riuscito a riprodurre uno dei video che abbiamo mandato, lo vedrà nella registrazione, quello inerente il video dove si esponeva appunto la criptovaluta. Valerio, grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti dell'ascolto, grazie della vostra partecipazione. Mi auguro, Maurizio, di essere ancora con voi per la presentazione del prossimo libro e per qualsiasi altro tipo di argomentazione che possa diventare uno strumento di crescita sia per chi relaziona che per chi ascolta. Grazie ancora. Grazie Valerio, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Traders ritorna con i webinar domani sera, domani pomeriggio alle 18, parleremo di DAX e indici azionari mondiali. Ritorniamo sui temi tipicamente finanziari per trader e investitori, temi certamente di più corto respiro di quelli di cui abbiamo parlato questa sera, ma tutto è utile per costruire la nostra cultura finanziaria. Avremo come ospiti Stefano Cezza, grande professionista del trading, in modo particolare del DAX, e Marco Medici di Unicredit, che consiglio la partecipazione perché ci verranno anche illustrati prodotti che sono molto, molto interessanti se applicati alle strategie di trading di Stefano Cezza. Grazie ancora a tutti, buona serata e arrivederci ai prossimi webinar di Traders Magazine Italia. Buonasera a tutti. Buonasera.